Dunque più sereni. Antonio, proprio sul tema della serenità che ormai regna all'interno dello spogliatoio, volevo stimolare Ronald. È cambiato tantissimo, è bastata una sola vittoria per cambiare l'inerzia. Was one win enough to change everything, the inertia, to change the mood, the approach of the game, the conviction to from the quicksand. Yes, one win was very important. As you see, we're starting to play better as a team. Esposito is a great coach, and he really does a good job at motivating us every game and practice as well. So the one win was very important for us to gain confidence and believe again. Quindi sì, quella vittoria è stata estremamente importante per conquistare autocoscienza, autoconsapevolezza, stima in se stessi. Oltretutto ha sottolineato immediatamente l'apporto di Esposito come coach, ma soprattutto nella preparazione della partita. Quindi già in fase di allenamento l'impatto di Enzo deve essere stato veramente molto importante sulla squadra, proprio per dare quella fiducia che forse fino ad allora non aveva. Proprio a proposito di Coach Esposito, lui qualche ora fa, un paio di giorni fa se non sbaglio lunedì, sul web ha scritto proprio rispetto per questo allenatore. Volevo sapere qual è il suo rapporto e che cosa è cambiato con quegli allenatori precedenti. So, which is your relation with Esposito, taking into consideration what you wrote on the web, respect for this coach that we read, compared also to the previous coach that were in the team before? With Esposito, who was a player for many years, he understands the players very well, and he has so much passion for basketball. And growing up, the reason why I love to play is because of the passion, and to see that in our coach, it translates into the players and helps us fight hard every play and the whole game. Quindi l'esperienza di Enzo come giocatore è quello che ha fatto sinceramente la differenza, perché è riuscito a trasmettere quella passione e quell'emozione che fa di ogni giocatore un grande giocatore, quindi che gli dà la motivazione, che dà a un giocatore la motivazione a giocare. E il confronto con gli altri allenatori non l'ha fatto, abbondantemente diplomaticamente evitato di rispondere. Si è soffermato sui plus di quelli che sono i punti a favore di Enzo, in cui l'esperienza di giocatore ha fatto sì che riuscisse a entrare in chiave di lettura molto più agevole rispetto a quello che era stato fatto in precedenza. Tornerei da Ronald, volevo sapere, curiosità mia, forse anche un po' di tutti, come ha vissuto lui quel periodo di transizione tra i vari allenatori, soprattutto quello della gestione Marcoschi, dove praticamente lui era stato messo fuori squadra, una partita non è andata neanche in panchina, sapeva effettivamente che sarebbe dovuto andare via. How did you live the experience with Marcoschi, coach, especially that you missed one game, was not even in the bench, so, and you were very well aware about the fact that maybe you were out of the team, so how was your feeling, or how did you live? I was just trying to stay positive. If I didn't play, I wanted to be a player that also helped the guys in practice and training, so I was being very professional about it. I didn't want to think negative. I just wanted to help the team as much as possible. If I was to stay or if I was to go, just wanted to stay positive and do what I can while I still was here with Juve Caserta. But your intention was to stay. Yes. Gli ho fatto un'aggiunta di domanda. Sì, tranquillo. No, lui ha cercato di comportarsi sempre in maniera molto professionale, cercando di aiutare i compagni, anche quando era ben cosciente del fatto che era forse prossimo ad andare via. Gli ho chiesto se la sua intenzione era quella di rimanere, lui ha detto assolutamente sì, cioè ha accentuato il suo comportamento proprio perché voleva rimanere, quindi negli allenamenti è stato molto presente con i compagni, ogni volta che gli è stato chiesto ha cercato di essere sempre professionale, proprio perché era un momento difficile. Nel complesso invece lui come giudica la sua stagione? Chiaramente il suo rendimento è stato parallelo a quello della squadra, però adesso si vede che è tutta un'altra cosa. So in the overall, how do you judge the season up to now? Of course, the way your performance follow the performance of the team. So it's clear that now everything is more relaxed and there is more enthusiasm and everybody will think positive, but which is overall the judgment about the season up to now? It's been a roller coaster ride. it's had its downs, it's had its highs, but I'm hoping that now the high continues, and not only me, but the team continues to
fight hard because we enjoy winning games just as much as the fans, and it's a good feeling. So I think that the good vibes on the team now is a good thing, and we'll continue the rest of the season. È stata un po' come una corsa sulle montagne russe, con tanti bassi, degli alti importanti. Adesso speriamo di mantenere alto l'umore, alto l'entusiasmo, alto l'ambiente positivo. È chiaro che loro, l'eccitazione delle vittorie che vengono anche frutto da difese dure, gli danno molto entusiasmo, cercano di mantenere alto questo livello. L'ultima domanda flash, poi vado da Sante, dal coach: qual è stato il momento più brutto dove lui e magari la squadra hanno pensato non ce la facciamo? Which was the worst experience during the season that you think and the team think as well we are done, that there's nothing to do? I think in the month of December, the games early, losing in Venice and losing in Milan, was really a time I think the whole team had not a lot of confidence, and not winning one game all season was very difficult. It was very difficult not only for us, but we know for Caserta and the fans how much they love basketball. We felt as though we were disappointing the city of Caserta, and that did not make us feel well. So I think in early December, it was a very low point. Il punto più basso della stagione è stato all'inizio di dicembre, in contemporanea con le sconfitte di Venezia e Milano, dove hanno veramente visto il fondo, nel senso che al di là della frustrazione delle sconfitte, loro hanno avvertito anche l'importanza che la squadra riveste per la città, quindi aver deluso le aspettative dei tifosi della città è stato per loro, per tutta la squadra, un aggravante difficile da sopportare. Ultimo giro di lancette prima di salutare Ronald Moore, un flash sulla partita di domenica. Si va a Pistoia, chiedi, io non so se lui sa che molta gente è arrabbiata con lui perché l'anno scorso a Pistoia, negli ultimi minuti, tira e lui perse un po' di tempo con la palla in mano. Gli chiediamo di vincere lui la partita a Pistoia. So next game is in Pistoia. Do you remember the last year at Pistoia? Lo sa. I do remember very well. You do remember very well. Yes. And one of the people that are a little bit upset about the end of the game was that you were bouncing with the ball, and not shooting, because there were a lot of confusion at the end of the game. So now everybody ask you to be the key factor for the win. Okay. Okay. I will try to make sure I bring my best come Sunday so we can win against Pistoia. Sicuramente farò del mio meglio per recuperare e portare la vittoria a casa contro Pistoia. Bene, speriamo.